Chiederei di tornare un attimo, se posso fare una domanda che è anche soprattutto un po' di mano su quello che diceva prima, del fatto che nonostante non possa fare 10 metri senza scorta si sente più libero di tanti altri, perché lei, se non sbaglio, è sotto scorta da 25 anni e credo che in politica, quindi sì, in politica succede anche molti leader, per esempio negli Stati Uniti. Quando una vita del genere, spero sempre poi in un momento in cui poi la pressione salente è stata una vita normale. Lei ha appena detto che le mafie finiranno con giudizio universale sostanzialmente. Quindi qual è il suo stato d'animo rispetto a tutto questo, il suo senso di libertà? Ma guardi, quando uno inizia questo lavoro non immagino di arrivare a questo punto, no? Ho pensato di fare il magistrato perché quando andavo a scuola, alle scuole medie, al liceo, andavo con l'autostop durante il viaggio, durante questi miei spostamenti, ho visto diverse morti a terra. Ho visto la violenza dei figli dei mafiosi nelle scuole. E io, poiché provenivo da una famiglia di persone che avevano un grande senso dello Stato, dell'educazione, dei valori, dei principi, non accettavo, quindi ho detto da grande devo fare qualcosa per combattere questo tipo. Infatti quando ho vinto il concorso di legislatore ho messo bene i gradatori, quindi potevo andare a Venezia, a Milano, a Sanremo, quindi dove poi ho finito di lavorare una libera di andare a tennis, andare a sciare, fare qualsiasi cosa. Io ho pensato di rimanere in Calabria per fare qualcosa di più per la mia terra, conoscendo la filosofia criminale dell'Andrangheta lì dentro, anche perché molti miei compagni di scuola poi li ho arrestati, poi sono diventati miei clienti. L'ultimo sono venuto qui a Miami perché era stato arrestato con 800 kg di cocaina, e con questo giocavamo da bambini. Quindi man mano che sono passati gli anni è aumentata sempre più la mia sovraesposizione, è aumentata sempre più la scorta, sempre più stretta, sempre. Anche per andare in bagno entra prima il poliziotto per vedere se poi posso entrare in bagno. E questo dà deprivazione dal punto di vista fisico, ma io dico sono libero mentalmente perché non dipendo da nessuno, perché non ho mai obbedito a nessuno. Cioè se un'idea mi ha convinto l'ho perseguita, l'ho inseguita, l'ho coltivata, se non mi ha convinto non ho mai obbedito a nessuno. Cioè non ho il problema, cioè se io ad esempio parlassi di meno o se io avessi parlato di meno avrei fatto molta più carriera, ma a me non interessa, per me la bellezza è avere la libertà di poter dire quello che penso, ovviamente quando ho i riscontri, cioè non è che si può dire sempre tutto quello che si pensa, ma non per un fatto di viltà o di paura, per un fatto di avere la prova di ciò che si dice, per evitare poi di essere denunciati per calunnia, ad esempio. Il fenomeno dei pentiti esiste per quanto riguarda la criminalità organizzata, voglio dire, ha un rilievo importante, c'è una forma di recrudescenza morale, soprattutto tra questi strati legati meno direttamente, meno intimamente. Allora, guardi, i collaboratori di giustizia sono molto importanti perché molte volte completano la parte che è probatoria data dall'intercettazione telefonica ambientale. Però bisogna stare molto attenti, nel senso che intanto la 'Ndrangheta ha pochissimi collaboratori di giustizia rispetto a Cosa Nostra, rispetto alla Camorra, perché come vi spiegavo, come dicevo, il piccolo familiare, il piccolo di sangue e questo vivaio molto rigido, questa scuola, questi cadetti che devono seguire per un anno e mezzo, due, questa vita dura militare, tende a selezionare molto i collaboratori di giustizia. Qual è l'aspetto più difficile nell'affrontare, nel combattere questo nuovo tipo di unione tra la mafia e appunto la borghesia o comunque i professionisti di pubblica amministrazione? Sì, è proprio un'occasione per riallacciare perché una parte della domanda non ho risposto a voi. Oggi
Oggi il rapporto Draghi-Draghi è cambiato. Cioè 20 anni fa, 30 anni fa, era londreghetista che andava dal politico, dal candidato politico, a offrire pacchetti di voti. In cambio poi di poche cose, cioè che il figlio non facesse il militare, un posto da bidello, risolvere un problema, una causa in un tribunale, accelerare una procedura in un ufficio pubblico. Quindi erano poche cose. Col passare dei decenni, man mano che la politica ha arretrato, man mano che la politica ha poco potere reale, man mano che le mafie hanno maggiore consenso sociale rispetto alla politica, perché le mafie sono presenti dove non è presente lo Stato, è poco presente lo Stato, cioè gli spazi che lo Stato la lascia li occupa il mafioso del paese, cioè il mafioso che dà risposte. Quando noi diciamo, ma se il capo mafia è così potente, perché interviene anche sulla ristrutturazione di un marciapiede da 20.000 euro? Perché in regioni dove la disoccupazione è al 47%, far lavorare 5 padri di famiglia per 20 giorni, questi 5 padri di famiglia si ricorderanno di votare e voteranno per il candidato prescelto dal capo mafia. Quindi la 'Ndrangheta è sempre alla ricerca del consenso popolare, perché interagisce, perché il capo mafia, anche se le mafie sono una minoranza, anche nei paesi a più alta densità mafiosa, le mafie sono una minoranza, ma sono una minoranza qualificata, sono un pacchetto di voti che oscilla dal 10 al 20%. Quindi spostare questo pacchetto di voti a destra o a sinistra vorrà dire determinare chi farà il sindaco e quindi concorrere poi alla gestione della cosa pubblica, quindi poi scegliere il tecnico comunale, intervenire sul piano regolatore, aggiudicarsi tutti i lavori di sovrintendenza, quindi co-gestire la cosa pubblica. Ovviamente che la mafia vota e fa votare non solo le comunali, ma anche le regionali, ma anche le nazionali. Quindi è ovvio che le mafie tendono ad appoggiare soggetti che poi diventeranno parlamentari. Poi bisogna vedere qual è la forza che avranno, i numeri che avranno, però la tendenza è sempre questa ed è sempre di più. Gilberto Pignani, per il Sole 24 Ore. Prima ha citato la presenza della mafia, della 'Ndrangheta nel Nord America e quindi pensate a capire come il Nord America, gli Stati Uniti e il Canada stanno rispondendo al fenomeno, che genere di iniziative ci sono, che genere di contrasto si sta effettuando. In secondo luogo, seconda domanda, prima si parlava anche della consapevolezza e del consenso che la mafia cerca di radicare sul territorio. Mi piacerebbe capire che feedback sta ricevendo dai giovani italiani e in questo caso internazionali quando si parla di mafia, quando ad esempio si parla della distinzione interna, cioè si sa che cos'è la mafia, si sa qual è la sostanza della mafia e della 'Ndrangheta in questo caso. Allora, intanto devo fare una differenza tra Stati Uniti e Canada, parliamo di Nord America, però sono due realtà diverse, soprattutto come contrasto. Purtroppo devo dire che in Canada, ormai da diversi anni, la polizia canadese non è più attiva o brava come era 15 anni fa. Cioè, a me pare che a Montreal la situazione si è sfuggita di mano. Cioè, veramente la presenza della 'Ndrangheta a Toronto è molto, molto, molto forte. Ci sono centinaia di 'ndranghetisti a Toronto che commettono reati. Noi collaboriamo, interagiamo con le Giubbe Rosse, interagiamo con la magistratura, ma la situazione è grave perché soprattutto c'è un sistema giudiziario molto blando, molto debole. Non proporzionato alla realtà criminale. Quindi noi possiamo dire in questo momento che purtroppo in Canada, io
interagisco spesso con l'ambasciata canadese a Roma, dove ci sono persone molto sensibili che si rendono conto, che capiscono del problema. Però io vi posso dire che in questo momento a Toronto ci sono decine di locali di 'ndrangheta. Lei parla italiano, quindi capisce il termine clone. Clone di quelli della provincia di Reggio Calabria. Cioè, i locali di 'ndrangheta di Siderno, in provincia di Reggio Calabria, c'è un locale uguale a Toronto. E quando bisogna fare grandi scelte, decidere per chi votare come sindaco a Siderno, si chiede l'assenso anche del locale di 'ndrangheta di Toronto. Quindi è come se fosse un pezzo di Calabria, non un pezzo del Canada. E quindi abbiamo un'economia mafiosa molto forte, a fronte di un sistema giudiziario debole, a fronte di un contrasto normativo e giudiziario e investigativo debole in Canada. E questo io lo urlo da tanti anni. Io da almeno 10 anni vedo una non proporzionalità tra forza mafiosa a Toronto e contrasto del sistema giudiziario canadese. So che qualcuno si arrabbierà, ma non importa, vi capite, mentre io parlo so di quello, la gravità di quello che dico, ma sono tranquillo perché lo posso dimostrare. Negli Stati Uniti è diverso, cioè negli Stati Uniti c'è una presenza mafiosa, anche dranghettista, anche qui a New York, però c'è una polizia giudiziaria molto attenta, c'è una polizia giudiziaria molto evoluta, che è l'FBI, anche se io lavoro molto di più con la DEA, perché voi sapete che la DEA è molto presente in Sud America, in particolare in Canada, scusate, in particolare in Colombia, dove ha delle basi importanti, dove riesce a fare delle indagini importanti. Diciamo che la Colombia è il 51° stato degli Stati Uniti. Cioè la Colombia, cioè gli Stati Uniti spendono molto per investire, cioè in Colombia comprano tecnologia, danno alla polizia colombiana la loro tecnologia e riescono a fare delle cose importanti. Noi spesso dall'Italia lavoriamo molto bene con la DEA, abbiamo grandi collaborazioni perché presso l'ambasciata italiana a Roma, noi abbiamo un trattato bilaterale tra Italia e Stati Uniti importantissimo, che funziona molto bene, io sono molto contento. Magari avessimo tanti trattati bilaterali come dagli Stati Uniti, dove a Roma presso l'ambasciata di Via Veneto c'è un magistrato, finora era William Nardini, una persona molto capace, molto preparata, ora è cambiata da poco, è una giovane collega che si chiama Cristina Bossa, che, con la quale abbiamo lavorato, abbiamo fatto la New Bridge, l'indagine di questo inverno, e ora è stata premiata e sono molto contento perché è una ragazza molto brava, molto preparata, ed è lei ora il magistrato di collegamento tra Italia e Stati Uniti. E stiamo già lavorando e facendo grandi cose, cioè stiamo continuando quello che facevamo con Nardini. Quindi io sono molto molto soddisfatto del rapporto Italia e Stati Uniti. E il mio auspicio, infatti, dicevo, parlando nel Ministero della Giustizia italiano, dicevo, siccome abbiamo 3 trattati bilaterali tra Italia e Colombia in materia di estradizione, di espulsione, in materia di indagini, di curare, di coltivare questi trattati bilaterali in modo tale da approvarli il prima possibile, perché solo parlandosi ce ne possiamo fare le norme più belle del mondo, perfette, eccetera. Ma se non si parlano, se gli uomini non si annusano, se gli uomini non si conoscono, bisogna fidarsi, le indagini non vanno avanti. È importante il rapporto umano, è importante la conoscenza, è importante sapere con chi si ha a che fare. E allora le indagini vanno meglio, allora le indagini funzionano. Questo non vuol dire turismo giudiziario, perché gente che non ha mai lavorato in vita sua, che non sa cosa vuol dire fare rogatorio nel mondo, pensa che uno va in giro e fa turismo giudiziario, no? E io vi posso dire personalmente che quando vado in Europa, a Amsterdam, Rotterdam, Anversa o Madrid, io dormo massimo una notte fuori, certe volte dormo poi la notte
a Roma nella stessa giornata che in Europa. Io quest'inverno sono venuto a New York e sono stato il giorno prima in Brasile. Sono arrivato alle 4 di mattina in Brasile, alle 10, alle 5 di mattina, e poi lavoro tutto il giorno, quindi non è questo. Cioè, la bellezza e il fascino di questo lavoro e poi i risultati, poi riuscire a dimostrare quello che si sta facendo, non è poi il resto, non è dove si va, cosa si fa, se il posto è bello o brutto, quello è un'altra cosa. Sempre Cristina Sarto, donna moderna, ha mai paura? Ha mai avuto paura? Sì, certo. La paura ogni tanto viene quando all'improvviso, quando vedi una cosa che non ti aspetti di vedere. Durante il percorso di mente stai attento, perché io mi guido la macchina, non ho l'autista, non voglio l'autista. Quindi quando all'improvviso vedi una luce dove non ci deve essere, per una frazione di seconda hai paura, perché non sai cos'è, cioè si ha paura di ciò che non si conosce. Quindi tutto ciò che sfugge al tuo controllo ti crea agitazione. Però l'importante è dopo un secondo recuperare e avere il controllo, dominare il sistema nervoso, se no non puoi fare questo lavoro. Io volevo chiederle un altro paio di cose. Una, l'Italia purtroppo viene condannata spesso dall'Unione Europea, dato che facciamo parte dell'Unione Europea, per il problema carceri, per il problema della carcerazione in attesa di giudizio e così via. Ecco, lei ha già detto cosa avrebbe fatto da ministro, no? Ecco, in luce di quello che lei ha detto, lei non pensa che l'Italia debba preoccuparsi seriamente di questi richiami che arrivano dall'Unione Europea? E se le fosse offerto, anche se in ritardo, di poter collaborare come a livelli più alti, il CEDRO già lo sta facendo, ma se le fosse offerto di nuovo, lei accetterebbe? E poi le devo chiedere un'altra cosa. La corruzione è dove la mafia, no, riesce a fare i suoi affari. E in Italia ci sono stati dei fenomeni a livello politico dove prima era corruzione, c'era il reato e quindi si poteva perseguire. Ma da un po' di anni sembra che, soprattutto per quanto riguarda appalti, costruzioni, modifiche anche ambientali, ecco, si cambi un po' la legge e quello che prima era corruzione non è più corruzione, quindi dove praticamente si possono fare degli reati senza neanche più essere chiamati così. Lei nelle legislazioni, per quanto riguarda dove prima la mafia si poteva fare affari, e dove adesso invece è più facile farli senza che sia neanche chiamato corruzione, lei cosa pensa? Cioè, la comunità europea si interessa solo dei commerci. Alla sicurezza, il sistema giudiziario si interessa poco. Intanto, a me dispiacciono questi richiami che vengono fatti all'Italia, sempre che l'Italia sia voluti, ma non è così, con tutto il rispetto che voluti. L'Italia ha la legislazione antimafia più evoluta al mondo, cosa che non hanno i paesi europei, perché ora dico così, i paesi europei non fanno, non vogliono fare, fanno più di non sentire. Allora, l'Italia è un paese da questo punto di vista molto, molto evoluto. Il problema è che è urgente, necessita, cioè noi per decenni siamo stati, avendo avuto governi deboli, non era possibile fare rivoluzione. E fare rivoluzione vuol dire fare cose che fanno male, fare cose che non piacciono, perché chiunque ha il potere non vuole un sistema giudiziario forte. Il condottiero non vuole essere controllato, chiunque sia. E nella natura del popolo. Ora, perché l'Europa ci bacchetta? Il sistema delle carceri, ne abbiamo parlato, si può risolvere il problema, fondamentalmente si può risolvere, ho detto come. Per quanto riguarda questi richiami sulla lentezza dei processi, gli ho detto le modifiche che stiamo facendo, basta informatizzare il processo e noi battiamo i tempi anche del 50-60%. I tempi del processo solo con l'informatizzazione, risparmiando al contempo 1 milione di euro.
Lei pensa che ho previsto in questa modifica la videoconferenza per tutti i processi, per tutti gli imputati e per criminalità organizzata, per criminalità mafiosa? Sai cosa vuol dire? Che noi in un anno i detenuti stanno nelle carceri, stanno in processo di videoconferenza, come quello del 41 bis, e noi risparmiamo 70 milioni di euro. E in più non facciamo andare i mafiosi in giro per l'Italia, non stanno 8 mesi in uno stesso carcere nell'attesa che si finisca l'istruttore dibattimentale, e quindi quegli 8 mesi vanno altri accordi a fare per quando usciranno, e non staranno tutte e 40 nella stessa cella per 7-8 ore per quanto dura l'udienza. Quindi, come vedi, basta modificare un solo articolo e io smonto tutta la circolazione delle notizie tra detenuti, o parte. Io risparmio 70 milioni di euro. Le immagini in Italia costano 70 milioni di euro, quanti giovani possono essere assunti nella polizia penitenziaria e nei tribunali, perché i tribunali funzionano perché sennò viene in poliziotti che la viene finanziaria che non potrebbero più. Facendo sparire la carta risparmiamo milioni di euro. Ora, torno alla sua domanda, l'Europa ad esempio non vuole mettersi in testa, cioè non si rende conto che c'è un problema mafia in Europa. L'Europa è una grande prateria dove chiunque può andare a pascolare. Lei può fare 300-400 km per l'Europa e nessuno la controlla, perché non c'è la cultura del controllo del territorio, mentre noi in Italia ce l'abbiamo. In Italia, in Europa, non esiste l'omologo della situazione in cui sta un mafioso. Io ho fatto di recente un'indagine con la Svizzera. Lei pensa che sono in Svizzera e sono 40 locali di Italia, 40 organizzazioni di Dranghita, e l'omologo dell'associazione di cui stiamo mafioso in Svizzera è l'associazione segreta, la cui pena va da 1 a 5 anni, cioè quanti in Italia si rischia con una pistola come tripla frase. Quindi di cosa stiamo parlando? Quando l'Europa viene a dare lezione a noi e lei pensi che non è possibile nelle indagini di droga, lei pensi che il porto di Amsterdam, di Rotterdam e Anversa sono tra i maggiori porti d'Europa dove arrivano tonnellate di cocaina, anche se sequestrano poche quantità di droga, mentre a Gioia Tauro da gennaio ad oggi abbiamo sequestrato 3 tonnellate e mezzo di cocaina. E allora torniamo all'Europa, le faccio un esempio pratico. Io mi trovavo a Rotterdam, il procuratore di Rotterdam mi dice che deve arrestare Tizio, perché aveva dall'intercettazione era emerso che aveva a casa 2 chili di cocaina. Gli dico: guarda, se tu lo arresti noi perdiamo il carico, perché questo soggetto deve andare a ritirare il container al porto di Rotterdam. Il porto di Rotterdam è enorme, è uno dei porti più grandi d'Europa. Noi non avevamo il numero del container, dovevamo seguire lui per andare a prendere il container. Ora, in un container c'è mediamente non meno di 80-100 kg di cocaina. Dice: ma la legge non mi consente di ritardare l'arresto, di ritardare il sequestro di questa persona per avere il tempo di andare a recuperare il container. Quindi in Europa come si ragiona? L'uovo oggi e non la gallina domani. Noi invece in Italia ragioniamo la gallina domani, vogliamo, non l'uovo. A me non interessa sequestrare la cocaina, a me interessa dimostrare l'organizzazione, arrestare questa ha poco da insegnarci. Hanno facilità a bacchettarci perché sono più evoluti dal punto di vista informatico, dal punto di vista tecnologico, perché hanno meno carichi i tribunali, perché sono meno causici rispetto all'Italia, ma per quanto riguarda il resto hanno poco da insegnarci, perché ricordatevi che lei si ricorda la strage di Duisburg, quando Duisburg sono uccisi 6 italiani, bene? Io 10 anni prima sono stato in Germania, perché vado spesso in Germania, perché purtroppo in noi l'andrangheta è molto presente in Germania, e io ho detto nella sede del BKA, che è l'elite della polizia giudiziaria tedesca, mi hanno fatto sentire l'intercettazione dove parlavano di locale, però locale è il magazzino. Dico: no, locale è l'organizzazione Ndrangheta, non è il magazzino. Quindi se loro parlano di locale, attenzione che qui c'è l'Ndrangheta, incominciate a mettere microspie nei bar, nei locali pubblici, nelle case. No, dottore, non si può parlare più di microspie, perché loro ancora avevano la testa il regime dell'est, della Germania dell'est, dove in ogni casa c'era la microspia. Dico: ma se le riunioni avvengono qui nei locali pubblici, come facciamo a indagare e intercettare? Attenzione, impegnatevi, che voi fra 10 anni avrete gli stessi problemi che abbiamo in Italia.
non sono stato ascoltato esattamente dopo 12 anni. Mi chiama una mattina di domenica, ero nel giardino di casa, dice: dottore, è successo questo, venite subito, dobbiamo parlare, eccetera. E di cosa abbiamo parlato? Abbiamo visto là sei morti. Vado, apro nel portafoglio di uno dei ragazzi uccisi, c'era l'immagine di San Michele Arcangelo con la testa bruciata. San Michele Arcangelo è il produttore dell'Andrangheta, quel ragazzo quella notte compiva 18 anni ed era stato battezzato all'Andrangheta. Entro nel locale, vedo un grande tavolo e sopra la credenza la statua di San Michele Arcangelo. Dico: guardate, qui fanno i riti di affiliazione. Mettiamo microspie in tutti i locali pubblici gestiti da questi italiani. No, assolutamente non è possibile. Non è successo nulla. Mi scusi se approfitto della sua libertà che ha dimostrato oggi di avere. E nella mia domanda, che ha parzialmente risposto quella del consenso e del legami, cioè quella sui legami con la politica nazionale, io vorrei la sua opinione. Ci sono state polemiche in Italia riguardo la testimonianza del capo dello Stato Napolitano al processo dei rapporti tra Stato e mafia. Io le voglio dire questo. Prima di tutto la domanda è, prima, siccome la mafia, come io ho fatto nella mia domanda, la mafia senza la politica, cioè senza un rapporto con la politica, non si può chiamare mafia. E allora che senso ha fare un processo dove si dice: ah, dobbiamo processare i rapporti che lo Stato ha avuto con la mafia, quando dal 1860 sappiamo che questi rapporti ci sono stati. Quindi, e poi cosa pensa specificatamente delle polemiche sul fatto della testimonianza del capo dello Stato? Se io rispondo a questa domanda, qualsiasi cosa lo direi, dici: questo parli in questo modo perché non è stato fatto ministro. Quindi è meglio che non risponda a questa domanda. No, ho detto che era libero, quindi per questo. Sì, no, sono libero, però non sono stupido da farmi mettere in strumentalizzazione. Cioè, posso dire quello che penso, però non voglio che altri, in modo scientifico, creiamo l'effetto opposto rispetto a quella che è la verità e che conosciamo essere.